Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Necrapsaria. Allora, ancora prima di cominciare, ciò ai miei dirai, ciò potrebbe dare un po' di fastidio. E quindi, cos'è questo gioco? Vi lascerò a questo gioco qui, è un gioco free to play, gratis, che è browser game, che potete giocarci subito senza niente di che. Massimo aspettate che vi metta la pubblicità davanti, che potete trovarvi nel link che vi metterò in de descrizione. Allora, è un gioco punta e clicca, quindi, ma veramente ho deciso di portarlo perché non è il classico punta e clicca lì, il classico punta e clicca, vai là, che fa ridere e basta. Qua c'è una storia anche abbastanza pesante sotto, e soprattutto tra la musica e l'atmosfera, penso che di per sé sia anche una, come potrei dire, sarebbe verrà fuori anche, è venuto fuori veramente un bel gioco, ragazzi, perché veramente ha un'atmosfera abbastanza pesante, potremmo dire. Specialmente se ci giocate a quelle finestre chiuse, quelle trapparelle chiuse. Allora, quindi l'intro l'ho fatta e mi sembra che stacco perché reggono un po' meglio il volume, che lo vorrei abbastanza alto perché la musica, ragazzi, si fa sentire. Ok, ragazzi, ho tirato giù le tapparelle, ho settato di volume e possiamo subito partire. Come potete vedere è un po' strano. Molto strano. E il generatore. Ah sì, infatti che. Adesso vedrete, cioè. Cercate di elaborare anche delle vostre teorie sulla storia, che è veramente molto molto carina. Quindi, il generatore. Che c'è? Cosa? Abbiamo finito l'energia, giusto? Yep. Yep. Cacchio. Dammi un po' di carburante, Johnny Boy. Johnny Boy si chiama lui, ragazzi. Ok, e si comincia l'avventura. Che c'è qui? Ah, ok, quindi Croc Roach dovrebbe essere mangiatore di scarafaggi. Quindi, ma, ah no, aspetta, sì, quindi. Vabbè, ci mangia gli scarafaggi. Fate vedere, mangia gli altri scarafaggi. E non è un non umani, ama gli scarafaggi. Fate vedere, forchetta più scarafaggio uguale cuoricino. Ok. Ok. Va bene. Sì, ragazzi, ci ho già giocato, ma ho visto anche dei gameplay, ma è stato come sempre tanto tempo fa, cioè. Comunque sia, vi so dire che che la prima parte, come dire, perché dovrebbe essere usciti 4 per ora di capitoli. Il primo è facilissimo, ragazzi. Quando ci ho giocato io l'ho fatto tutto quanto al primo colpo, senza sbagliare a cliccare una volta sola. Ok, un piede di porco immagino, bene. Qui non c'è niente, niente, va bene. Qui che c'è? Perfetto. Strano. Ok, una scatola con una corda. C'è altro dentro? No. Ok. Va bene, andiamo a sinistra. Generatore. Ciao Johnny Boy. Si dice solo questo? Sì, ok. Sì, come vedete è un po' disturbante la lunga se ci state tanto tempo dietro con al buio. Cioè, cos'è? È una testa trasformata in generatore. Va bene, andiamo avanti. Ok, questa casetta qua mi sa che. Ah no, se possiamo già andarci col piede di porco, ok. Vi ho rotto le tavole e ce le prendiamo anche. Ok, quindi qua c'è una scala che porta su. Poi mi sono orientato anche abbastanza bene in questi giochi. Qua che c'è? Uno scarafaggio. Di sicuro con le mani. Non lo si può prendere, infatti vedete che cade. Ok, quindi lo prendiamo con questo. Bene, ecco fatto. Che c'è qua a sinistra? Ecco qua il simbolo di Necrapsari, ragazzi. Questo pesce qui veramente molto lugubre che con il suo apparente vomito o sangue si fa tipo crea un cerchio. Per me c'è una storia molto molto intrigante sotto e poi vedrete anche il perché. A sinistra che c'è? Ah, è un bug. Qui c'è un bug che a sinistra ci. Ecco, vedete. Non c'è niente a sinistra. Quindi andiamo a destra, al generatore, casa nostra. Ecco qui il mangiatore di scarafaggi. Dammi qualcosa di buono. Ecco qua. Ok, quindi ci ha lasciato questo coso qui. Che adesso che non ho ancora capito cosa sia, tipo un frustino. E qui ci dice, usa questo quando hai bisogno del mio aiuto. E CB è il mangiatore di scarafaggi. Ok, grazie mille. Questo buco c'è niente? Niente, ok. Bene, qui di sicuro un attimo guarda a destra che c'è. Ah sì, è vero qua. Volevi. Biglietto prego.
Biglietti, prego. Non si passa senza biglietti. Ci leghiamo la corda e scendiamo. Bene, altra area, ragazzi. Sono anche molto grandi i mondi quella volta, i mondi, cioè le mappe. Tipo incredibilmente lugubre, ragazzi. Aspetta, c'è qualcos'altro qui? No. Molto inquietante questa forma qui che ha qui, ragazzi, ma non soffermiamoci su questi dettagli. Ok. Ah, mi sa che qui manca una valvola, non ricordo. Cioè, di vero non ricordo quasi niente, però una boiata, ragazzi. Cioè, il primo una boiata, poi ragazzi col quarto capitolo era veramente lunghissimo, no? C'era anche un mio amico quando l'ho fatto, perciò veramente ragazzi era lungo. Ah, oh, Cristo, altra area, ok. Cavolo, queste cuffie qui fanno schifo, mi piacerebbe avere la musica un po' più alta, ma non ci riesco. Ok. Oi, cazzo passa qua. Un tre. Ok, quindi, qui dentro che c'è? Un veleno, immagino, se non vado errato. E qui a destra invece abbiamo proprio niente. Qui abbiamo un altro essere vivente apparentemente, ma guarda che strano qui, tipo treni, fantasma, fiori enormi, tutto scuro, ragazzi, è l'ambientazione tutta scura. Di qua invece c'è un rubinetto. Ok, l'abbiamo riempito, ragazzi. Mi aspettavo un'animazione, ma non c'è stata. Ok, bene, ah sì, tutto c'è. Ecco qua, vedete, cos'è questa? Una valvola. Quindi noi qui abbiamo il veleno, ecco qua, liberato col veleno, abbiamo preso la valvola. Benissimo. Qui avanti non so che c'è, non penso ci si possa andare. Ok, bene, andiamo avanti. Acqua. Ecco a te. Sì, c'è. Inquietante proprio. Qui tra l'altro con questo sangue sporco che è ci indica anche dove andare, cioè ci indica di sopra. Bene, ok. Vattene via, uno scarafaggio, vedete. Poi abbiamo qui il nostro amico che mangia gli scarafaggi e va, l'abbiamo richiamato, se l'ha mangiato. Ok. Ah, ago e filo, ok, a cosa serviva? Oddio, comincia a essere complicato, ok, scendiamo. Torniamo indietro e andiamo a destra a vedere che c'è. Ok, abbiamo rotto le sbarre col piede di porco, che sembra una S. E abbiamo preso questa testa, inquietantissimo. Ah, eccolo qua. Rendimi perfetto. Avevamo visto prima, ragazzi, che c'era un... Sì, cioè, c'era un foglio di carta che ci diceva come fare. Quindi dobbiamo mettere un'altra tavola qui. Ecco qui. E lui come ricompensa, perfetto, e lui come ricompensa ci dà una chiave. Che poi queste non sono boiate sparate così, proprio perché più avanti si ritrovano anche per tipi vestiti così, mi ricordo. Ok, inquietante. Andiamo a sinistra. Quindi abbiamo una chiave, ah sì, so anche che farci con questa chiave. Andiamo qua, sinistra, sinistra, sinistra. C'è il generatore qui dentro. Qua su, chiave. Bene, abbiamo aperto la porta. Abbiamo l'operatore 5. E mi dice riparami. Ovviamente come facciamo a ripararlo? Con questo. E lui in cambio ci dà questo ticket. Guardatelo in faccia, ragazzi, inquietantissimo. Ok, andiamo giù. E ora noi con il biglietto, del bus che se non lo porti non ti fanno salire. Andiamo direttamente da questo tipo qua che ci chiede biglietti, prego. Noi gli diamo il biglietto e lui ci apre la porta. E qui abbiamo il bus. Ok, qua sembra incasinato, ecco. Entriamo. Ok, abbiamo cambiato aria. Abbiamo cambiato aria, ma qua non si fa niente di che. Andiamo qui a vedere il carburante. Proprio un negozio per il carburante. Fuel e carburante. Ok. E ci abbiamo Jack che fa tuttavia senza testa. Quindi torniamo indietro. E ci abbiamo qui questo barbaro scarafaggio che tiene in mano la testa di quel robot. Volevi, non basta perché è grosso sto qua, non lo tira giù. Quindi noi dovevamo, ecco, accendere il fornello. Sì, ragazzi, tanto anche se non mi ricordassi era stra ovvia, cioè. Guarda, che un po' mi ricordo il primo capitolo perché è il più veloce, ma per il resto poi era una boiata, cioè. Sapere tutta la memoria, non saperlo praticamente ti fa perdi 10 secondi perché è facilissimo.
Con lo spray facciamo tipo un effetto lanciafiamme. Ora che è in fiamme, che abbiamo questo qua che essendo distratto, ecco qui lo porta via. E ci dà la testa del robot. Bene. Qui non c'è niente, torniamo indietro. Diamo al robot la sua testa e lui ci dà il carburante. Ah, a posto. Quindi ora ritorniamo a casa nostra. E andiamo nel nostro amico generatore. Ok. Questo qua è il carburante, giusto? Ehi, guarda cosa ho trovato. Ah, tipo quando dai da mangiare ai gatti fai sti versi, cioè. Ok, gli abbiamo dato, siamo tornati dentro. Ciao Johnny Boy, ci parlano dalla TV, eh. Siamo felici di vederti. Benvenuto nella foresta, Johnny Boy. Ehi, generatore, cosa? Cos'è successo? Non lo so, Johnny Boy. Oh. Ed ecco qua i titoli di coda. Bene. Vi faccio vedere i credits, se magari volete. Merda, ho sputtanato l'inquadratura. È stato realizzato di per sé da... Quanto? 1, 1, 2, 3, 2 persone, cioè 2 persone l'hanno realizzato. Ok, quindi ragazzi, il gameplay è finito così. Se vi piace porterò anche il secondo. E la serie sta andando avanti, ragazzi, cioè non è ancora finita, la stanno ancora portando avanti. E quindi spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.